Toscana deve correre di più e ha bisogno quindi dell'energia dei giovani. È stato illustrato dal presidente Enrico Rossi il terzo capitolo di Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana nato per ridare futuro ai giovani sulla base del merito nello studio e nell'attività lavorativa. All'ottimo avvio del capitolo tirocini, sono state infatti oltre 700 le imprese toscane che hanno dato la loro disponibilità ad entrare nel progetto, è seguito il successo del programma legato al servizio civile. Da 700 domande nel 2010 ne sono state raccolte già 2000 nel corso di quest'anno. Parte oggi la terza tranche del progetto Giovani Sì, il capitolo Casa. È stata infatti approvata dalla Giunta regionale la delibera che dà il via al pacchetto di interventi per complessivi 45 milioni di euro, da erogare nel triennio 2011-2013 per aiutare i giovani che vivono in Toscana a pagare l'affitto e a lasciare la famiglia. I dati ci dicono che i giovani dopo 30 anni, e già questo slittamento semantico la dice lunga, che stanno in casa sono circa il 30%, dall'età di 30 anni fino all'età di 34 anni. La misura che noi prendiamo è molto simile a quella di altri paesi europei, nei quali insomma, l'età adulta in cui si esce di casa non è certo 30 anni, ma sta sotto i 25. L'intervento è diretto ai giovani in età compresa tra i 25 e i 34 anni, con priorità per la fascia 30-34 anni, residente in Toscana da almeno 5 anni presso il nucleo familiare di origine, con reddito IRPEF inferiore ai 35.000 euro e provenienti da un nucleo familiare di origine con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. La Regione ha stimato che la somma stanziata permetterà di erogare contributi ad almeno 10.000 soggetti o nuclei familiari. Vogliamo dare un contributo ai singoli ma anche alle coppie, un contributo maggiorato alle coppie sposate e ancor più maggiorato alle coppie con figli, che va da 150 fino a 350 euro. Ai primi di novembre verrà aperto il bando per l'assegnazione della prima tranche di 15.000 euro. La delibera della Giunta regionale, i requisiti e tanti altri approfondimenti sul progetto sono pubblicati sul sito www.giovanisi.it.